Se non tutti abbiamo avuto la possibilità di avere una 2006 in finta radica o di giocare al cabinato originale di Pong, sono certo che se all'orecchio ci suona la parola Atari, sarà molto probabile che immagini di videogiochi pesantemente squadrati con pochi colori, le cartucce di ET e il grande fallimento della società saranno alcuni elementi che ci salteranno alla memoria. Ciao ragazzi e benvenuti al mio nuovo video. Oggi non voglio parlare dei grandi classici arcade, ma ho deciso di cominciare una serie di puntate che approfondiranno argomenti che ogni buon retro gamer o appassionato di videogiochi vintage è bene che sappia. Cominceremo quindi a parlare dell'inizio di tutto, quindi negli anni 60, quando una società come Atari decise, grazie a Nolan Bushnell, di fondare, di dare vita, di cominciare a espandere verso tutto il mondo, tranne ovviamente che in Giappone, la cultura del videogioco da bar. Non vi voglio portare via altro tempo e spero che questo video sia fonte di informazione e di interesse da parte vostra. Quindi vi lascio alla storia di Atari. Tutto iniziò nel 1966, dove un laureando dell'Università dello Utah, Nolan Bushnell, vide il videogioco Space War girare su un computer PDP-1. Fu amore a prima vista. Dei soldi. Infatti, il 23enne Bushnell capì immediatamente che le potenzialità commerciali di quel gioco erano concrete. Decise quindi di mettersi a lavorare, sotto il nome di Saizaiji Engineering, ad un clone del gioco insieme all'amico Ted Dabney. Nel 1971, 5 anni più tardi, vide la luce Computer Space, il primo videogioco arcade della storia. Fiutò l'affare anche un californiano di nome Bill Nutting, fondatore della società sviluppatrice di videogiochi chiamata Nutting Associates, che si accordò con Bushnell e Dabney creando 1500 cabinati arcade di Computer Space e distribuendoli nei bar della zona. In Computer Space sarai alla guida di un'astronave spaziale e dovrai distruggere due dischi volanti che a loro volta ti spareranno contro. A destra dello schermo troverai il tuo punteggio, quello del computer e un timer. Se allo scadere del timer il punteggio della macchina è superiore al tuo, hai perso. Purtroppo non avevano previsto che il gameplay troppo complesso per il cliente medio dei locali in cui il gioco veniva distribuito sarebbe stata la causa del fallimento del gioco. Bushnell e Dabney decisero di ricominciare a lavorare da zero su un altro videogioco, assoldando nel team anche l'ingegnere Al Alcorn. Si resero conto nel frattempo che il nome Saizaiji, la loro società, esisteva già. Bushnell scrisse alcune parole relative al gioco giapponese Go e alla fine optò per la parola Atari, che nel gioco indica quando una pietra è in pericolo di presa. Era il 27 giugno 1972. Una delle abilità più grandi di Bushnell era sicuramente quella di copiare. Se con Computer Space aveva solo preso spunto da Space War, con Pong non ebbe ritegno. Il giovane si ricordò infatti che alcuni mesi prima partecipò all'inaugurazione della prima console domestica al mondo, la Magnavox Odyssey, che uscì assieme ad uno dei suoi titoli di punta, Tennis. Sono sicuro che il genio avrà pensato: «Ehi Dab! Ehi Al! Visto che i poveracci che vanno ai bar non compreranno mai un Odyssey, se allarghiamo le barre e togliamo il verde, non si accorgerà nessuno che è uguale». Pong fu completato nel novembre del 72. Consisteva in un monitor in bianco e nero e un meccanismo per l'inserimento delle monete preso da una lavatrice automatica, con un cartone del latte per accogliere i soldi. Il gioco fu inserito in un cabinato e fu messo nel bar Andy Cups, in California. Subito attirò i primi clienti, poi ne arrivarono altri, e altri, e altri. Alla fine della serata non c'era una persona che non avesse fatto una partita a Pong. Ma ad un certo punto il gioco smise di funzionare. Quando l'indomani mattina Alcorn e Bushnell arrivarono al bar per riparare il gioco, si trovarono di fronte ad una fila di gente in coda in attesa che il locale aprisse per andare a giocare a Pong. Quando aprirono la macchina, si resero conto che il problema era nato dal fatto che il cartone usato come contenitore era stracolmo di quarti di dollaro, per cui quando il giocatore inseriva la moneta, questa veniva rigettata fuori. Bushnell e Dabney si incontrarono nuovamente con Nutting, colui che distribuì Computer Space,
ed altre società, ma nessuno volle distribuire il loro gioco. Decisero di iniziare a venderlo in proprio. Atari era diventata una società di produzione e sviluppo dei videogiochi. Bene, anche per oggi la puntata termina qua. Spero che sia stata di vostro interesse e vi invito a continuare a seguirmi e a mettere un bel like su Facebook o iscrivervi al nostro canale YouTube. Sala Giochi, Back to the 80s. Ciao, a domani!